La quarta generazione della Leon ha debuttato circa un anno fa, evolvendosi nello stile e nelle motorizzazioni. Segni particolari, offrire una grande possibilità di scelta ai clienti. Questa infatti è la nuova Leon TGI a metano che si aggiunge alle altre alimentazioni, benzina, diesel, mild hybrid e ibrida plug-in. Il primo contatto ha evidenziato un motore brillante, ma allo stesso tempo parco nei consumi, oltre alle caratteristiche che avevamo già riscontrato nelle prove precedenti della Leon. All'esterno e all'interno l'abbiamo già conosciuta. La Leon adotta la nuova piattaforma MQB Evo, che pur mantenendo compatte le dimensioni, 4,37 metri di lunghezza per la berlina, allunga il passo di 50 mm. Gli interni sono invece minimal, all'insegna della razionalità e dell'ergonomia, ma la tecnologia è di assoluto livello. Ci sono infatti digital cockpit da 10,25 pollici e un display centrale da 10 pollici. Il cuore pulsante di questa Leon a metano è un motore 1.5 turbo compresso a ciclo Miller da 130 cavalli e 200 Nm di coppia. Il serbatoio a benzina è ridotto a soli 9 litri per lasciare spazio a 3 bombole a metano che in totale garantiscono un'autonomia di circa 600 km. L'alloggiamento delle bombole non ruba spazio alla capacità del bagagliaio, che rimane attorno ai 300 litri, che diventano 480 per la station wagon. Dell'auto dove l'elettrico e in generale l'elettrificazione la fanno da padrone, il metano sembra essere un po' scomparso. Di sicuro però il gruppo Volkswagen ci crede e molto. Noi al volante di questa nuova Leon a metano abbiamo riscontrato soprattutto due plus principali. Il primo è che il motore è molto brillante, difatti soprattutto giocando con la modalità S del cambio la guida è molto divertente. In secondo luogo il risparmio, difatti su un percorso di circa 100 km si consuma all'incirca la metà rispetto ai consumi di un normale motore a benzina. Di contro ovviamente c'è la difficoltà maggiore nel trovare i punti di rifornimento, ma sicuramente l'autonomia di questa Leon benzina e metano messi insieme aiuta. Il listino della nuova Seat Leon a metano parte da 25.650 euro per la Style, ma con la scontistica della casa scende a 20.400 euro, 23.000 euro per la FR che abbiamo provato.